Ciao artisti e benvenuti su Dark Dude Joke Channel, arte a 360 gradi. Primo video del 2022. L'anno scorso, purtroppo, i contenuti sul canale sono stati pochi, un po' per colpa mia, un po' per problemi di varia natura. Però quest'anno sono deciso a ripartire più determinato che mai e a portarvi una valanga di contenuti di varia natura, ma tutti legati al mondo dell'arte. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. E apriamo le danze con un disegno. Come sempre, lo potete vedere alle mie spalle. Questa volta si tratta di Belle, uno dei personaggi minori dei Peanuts. Beh, siccome non mi piace perdere tempo prezioso, diamo inizio al tutorial. Come al solito, ne approfitto per parlare un po' di storia del fumetto, per conoscere meglio il personaggio in questione. Belle è l'unica sorella di Snoopy e compare per la prima volta nelle strisce dei Peanuts il 28 giugno del 1976, viva Kansas City, nel Missouri, in compagnia di uno strambo figlio adolescente. Snoopy la incontra per la prima volta quando parte da casa per partecipare al famoso torneo di tennis di Wimbledon. Nonostante Charlie Brown gli abbia detto che Wimbledon è in Inghilterra, Snoopy si autoconvince che la città sia vicina a Kansas City. Suo figlio non ha un nome. Dovrebbe comunque trattarsi di un beagle puro sangue, anche se Snoopy affermi che assomigli molto di più alla pantera rosa che non ad un beagle. Compare pochissimo nelle strisce, però viene comunque ricordata grazie al merchandising, soprattutto i peluche, e al fatto che è l'unico beagle femmina della famiglia di Snoopy e che è praticamente identica a lui, se non consideriamo il fiocco rosa in testa e la colonna di perla al collo. Il fatto che appaia così poco fa sì che molti commettano l'errore di scambiarla per la fidanzata di Snoopy. Appare molto di più nella serie animata e anche nel lungometraggio del 1991, Snoopy's Reunion, dove ci sono anche due personaggi mai apparsi nel fumetto, cioè Molly e Rover. Tutti i fratelli sono dei musicisti e, a tal proposito, Belle suona il violino, esattamente come Spike. Anche lei a volte immagina di essere nella prima guerra mondiale, ma a differenza di Snoopy e Spike, non è un soldato, bensì un'infermiera. Voilà, siamo arrivati alla fine. Cosa ve ne pare? Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo. Sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davido Giochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao!